Finale campionato nazionale, lui e lei, destino greco, Corradini, Bucchi. Biglie rosse per destino e greco, biglie bianche per Corradini e Bucchi, prima bocciata di destino. Destino ne fa 4. Siamo 4-0 in virtù della bocciata di destino. Giugno agricola dietro il pallino, bene. Due bigli, boccia Corradini, finale del campionato nazionale, lui e lei, Bucchi, Corradini, greco destino. Risponde, devo anche risalire per Giulia. Risponde esterni.
questa volta non riesce a fare il punto. Stavolta due sponde interne, vediamo se la forza è, questa è buona. Adesso tocca la coppia avversaria, Destino o Greco. Sbaglia il tiro, forse, senza volere, viene da sotto. Tiro sbagliato, ma ancora una biglia di vantaggio nel 2, adesso in mano Destino. Punto fatto. Corrono i corradini, le sponde interne, dovrà andare in mezzo. Se non tocca pallino diventa un po' complicata la faccenda per Destino, che ha l'ultima in mano questa tornata di gioco, questa mano di gioco. 6 a 4 per Corradini, Bucchi, Giulia Greco, Daglia Destino, Fabio Corradini, Barbara Bucchi. Due sponde interne per Destino. Punto lo fa, rivediamo. Scende due sponde, scende, colpisce il pallino. Lo spinge verso l'altra rossa e punto è fatto. Torniamo in 6 pari. Fa 10 Destino, si portano a 16 la coppia Greco Destino, biglie rosse, Bucchi, Corradini, biglie bianche. Pallino abbastanza bene, punto è fatto, adesso Giulia Greco. Spinge il pallino davanti alla buca. Non fa il punto. È rimasto bianco e la bocciata ci va a Corradini sul punteggio di 16 a 8. Campionato nazionale lui e lei, la finale dall'Arci Rastignano. Voto Corradini,
buia, le due sponde interne a risalire. Buona la giocata di Giulia. Anche se di poco è fatto, adesso tocca di nuovo la coppia destino greco, probabilmente toccherà Giulia. Vediamolo, vedete due sponde interne, scende poi risale, tocca l'altra sua biglia rossa e fa il punto. Torniamo in diretta. Corradini, palla cangolata di braccio, due sponde esterne, risalire di spinta, palla biglia, vediamo. Vedete due sponde, risale, sposta la rossa e si mette a punto. Giustina tira in mezzo alle due bianche per mandarle via tutte e due. Gran bella giocata, vediamola, questa merita. Vedete destino di spinta in mezzo, perfetto. Toglie le bianche e mette a punto le sue rosse. Erano 10 di colore. Se brucia pallino, grande destino, poteva essere l'occasione per uno strappo importante. Comunque siamo 26-8. Giulia si mette davanti a pallino. Per inserirsi in mezzo, Giulia va di spinta, vediamo se la forza non è male, brava. Vediamo adesso come risponde Barbara. Diretta della finale campionato nazionale, lui e lei, edizione 22-23. Cerca di pizzicare il pallino.
Due di corredini, due di colore, due di bocciate, siamo 26 a 12. Non per punto Giulia stavolta, non bene, il punto era comunque non semplicissimo, vediamo il testino, sembra bella sostenuta come forza, forse no, alla fine neanche tanto, facciamo peggio. Questa giocata, rivediamo anche questa, vedete la sponda interna colpire la biglia rossa che scarozza sul pallino e il pallino va verso la ghiaccia laterale, torniamo in diretta, destino, due sponde esterne sotto, mi sembra un po' stretta, non più di tanto, però appunto non lo so. Una biglia in mano a Corradini e punto bianco. Farne 4, ci riesce, siamo 26 a 16 e la bocciata ci va Corradini. In mezzo, non fortunato. Lunga, buona direzione, ma lunga la forza non appropriata. Adesso tocca a Barbara.
perdono la via di vantaggio. Questa è molto forte, se scassa sul pallino e sembra riuscito con una fortuna. Gioca bene Barbara in questo frangente di partita, nelle prime mani aveva giocato meglio Giulia, adesso siamo un po' parti invertite, vediamo che stile. Adesso è molto probabile che ne faccia 6 Fabio. Una biglia soltanto, sono, siamo a quota 18-26, di nuovo Corradini. Pari. Finale del campionato nazionale Luglio dei 2022-2023. In campo, come vedete, Bucchi Corradini, biglie bianche, Greco Destino, biglie rosse. Giulia Greco da tutto biliardo, quindi dalla blocca a salire, pelino lunga ma comunque ben giocata questa biglia. Risponde Terni, ma sbaglia il tiro stavolta Barbara. Buono il secondo. Giulia, bene, sulla biglia bianca. Due biglie di vantaggio adesso per la coppia Destino Greco, tra l'altro tutte e due in mano a Allen. Cercherà di allontanare il pallino il più possibile dalle due rosse. Destino, secondo me, a questo punto potrebbe anche accontentarsi di 4. Due biglie, 4 punti, 30-26 alla bocciata ci va Destino. Fa 12, si porta a 42. 42-26 per Destino Greco. Direttamente in buca, sbagliato il tiro di Giulia, adesso comunque rischiano il colore.
tempo, adesso vanno due vie, Fabio Corradini. Tre biglie, sei punti, si portano a 34, a 42, destino e greco, la bocciata Corradini. Con rimpallo ne fa 4, si portano a 38, partita comunque sostanzialmente alla pari. Si è bruciato la palla perché ha toccato la bianca prima di toccare pallina, quindi ha perso la via di vantaggio, ha perso quindi la possibilità di andare alla bocciata ancora. 2-4 e siamo in perfetta parità. Di fatto da Corradini rimaniamo in parità. Questa sembra ben direzionata, questa è una bella biglia, la rivediamo. Vedete, scende proprio sul pallino, ottima la giocata, adesso tocca alla coppia avversaria. Destino di braccio, sponda esterna, palla cangurata. Thank you.
punto lì l'ha fatto. Adesso tocca a Barbara di nuovo. Per la terza biglia a loro disposizione in questa mano. Una certa spinta. Non va in buca, quindi. Fortunato che se andava in buca prima andava in brocca, quindi il punto era rosso. Giulia Greco, secondo me ha leccato troppo presto la sponda laterale, quindi non fa il punto. Una biglia per Corradini e Bucchi, quindi 44-42. Una bella rimonta da parte della coppia Bucchi-Corradini. 42-26. Questa bocciata frutta due punti, siamo 46-42. Giulia Greco di due sponde interne, se la forza è quella giusta è una bella linea, questa è molto stretta, però mai dire mai, mi è sembrata stretta ma alla fine va sul pallino esatto. Destino due sponde interne, fa il punto, non era facile. Adesso una biglia in mano a Barbara, una biglia in mano a Fabio. Se la foto è stretta. È stretta. Giulia con l'ultima biglia a disposizione per questa mano. Vediamo se ha la forza giusta, non è male. Buona biglia giocata di Giulia Greco. Adesso l'ultimo biglia in mano a Corradini. Anche lui due sponde interne. Ne fa 4, si porta 50. 50 Corradini e Bucchi e 42. Parziale di 24-0, 42 per Destino e Giulia Greco. Soltanto 2,52, siamo 52-42 per Corradini e Bucchi, finale del campionato nazionale lui e lei, edizione 22-23. Giulia due sponde esterne, va sul pallino, molto bene, rivediamo
rete, risponde, scivola sul pallino, si ferma senza infilarsi per i piedi. Torniamo in diretta. Barbara. Tocca pallino, apre il gioco, ma non fa il punto. Adesso gioca la terza di mano. Tiro inverso, sponda lunga, sponda corta di Barbara Bucchi, non un punto strettissimo, ma il punto è fatto. Punto sembrerebbe fatto, adesso Corradini gioca l'ultima, poi ne avrà due in mano destino per chiudere la mano. Di colore, 8 di bocciata, 60 a 52 per destino. Adesso è il turno di Barbara che deve spingere il pallino verso la sponda alta, lo prende in modo parziale, dietro a pallino. Adesso tocca alla coppia avversaria. Corradini cerca di spingere via, spingere verso laddove una bianca. Brava, vediamola. La segue perfettamente il tiro suggeritogli dal proprio compagno. Torniamo in diretta. Barbara cerca di andare lì di misura, brava anche lei, bel tiro. Vediamo anche questo qua, vedete, con molta precisione la posizione dietro pallino. Siamo tornati in diretta, gioca l'ultima biglia destino, poi ne avrà una Corradini, 60-52 per Enrico e destino. Adesso tocca Corradini. A 6, bellissimo il tiro di Corradini. Vediamo ancora. Perché se non fa il punto
punto ha fatto, adesso ne hanno in mano una per uno, i quattro contendenti. Una per uno dei due ragazzi, una per uno dei due ragazzi, ma il vantaggio di Biglia ce l'hanno Destino e la Giulia Greco. Terza per disposizione della coppia, secondo me questa va a cominciare contro la rossa. Sì, è calata ma era anche sbagliata. Bevuto tre, ne ha fatti, ha sbagliato il tiro, bevuto tre punti e purtroppo è scappato un attimo il tiro. Adesso Destino ha la possibilità di farne anche, di mettersi in condizione di poter fare 10 di colore. Scelta discutibile, adesso deve fare il punto Giulia, altrimenti vincono Corradini e Barbara Bucchi.